Le fonti Closing Bell, ben trovati in nostra compagnia. Come promesso, andiamo ad analizzare quello che accade sul Bitcoin. Allora parliamo di criptovalute, lo facciamo spesso, lo facciamo anche questo pomeriggio e per affrontare questo tema abbiamo in nostra compagnia in collegamento Christian Ciuffa di Trend Online che torna a trovarci. Ciao Christian, ben trovato e grazie come sempre per la disponibilità. Buonasera, buonasera Giacomo, buonasera a tutti i telespettatori, è sempre un piacere. Guardo, faccio il segno 2 perché così dico alla regia di cambiare il titolo. Eccolo qua, perché sono due. Il primo è questo e da qui vogliamo partire. Febbre da Bitcoin, quali sono i nuovi target? Sappiamo cosa è successo nel weekend. Il Bitcoin non muore mai, sostanzialmente non si ferma mai e ha superato quota 60.000. Adesso è in una fase di piccolo ritracciamento e consolidamento in area 55.000 circa, però è ovvio che insomma si parla della febbre di Bitcoin, quali possono essere i nuovi target, tante le domande e le risposte che girano e circolano sul web. Addirittura, insomma, anche Milano viene considerato da alcuni siti internet come cuore pulsante non solo dell'economia, ma che comincia anche a essere in qualche modo capitale dei Bitcoin. Questo per dire che se ne parla sempre di più. Tornando a quello che accade sul fronte della criptovaluta per eccellenza, tu che segui da vicino l'andamento del Bitcoin, insomma, che idea ti sei fatto e che cosa dobbiamo aspettarci adesso, dopo aver infranto al rialzo la soglia psicologica dei 60.000? Christian. Sì, secondo me, Giacomo, è importante stare con i piedi per terra, vedere più che altro dal grafico si può prevedere anche un ciclo che sta, diciamo, è finito, un ciclo importante che stavamo aspettando appunto per poter poi arrivare a un riaccumulo di Bitcoin. Abbiamo avuto questa prima tendenza ribassista, stiamo sul settimanale, quindi una bella candela che abbiamo avuto a febbraio, che si è conclusa in maniera ecco, negativa, e secondo me da febbraio abbiamo avuto questo trend importante che potrebbe, secondo me, arrivare fino a un 227% di Fibonacci, quindi intorno ai 73.350 sul lunghissimo periodo. Dobbiamo però aspettarci, secondo me, un periodo di consolidamento proprio perché c'è una soglia psicologica importante che sono i 60.000, come dicevi tu, Giacomo, precedentemente, che è molto importante e da non sottovalutare prima di riacquistare. Quindi secondo me potrebbe riproporsi ancora un 53, 52, 53 mila per poter poi magari, ecco, consolidare in questo momento e poi dopo veramente rompere ancora e finire il ciclo, quello di lunghissimo periodo, appunto intorno ai 73.350, quello è all'incirca, quindi sorpassati poi i 70.000. Diciamo anche una cosa, Giacomo, che tra i 60 e i 70.000 sono una soglia importante perché è quello che prevedeva anche molti, anzi prevedevano molti analisti, tra cui anche i grandi investitori che addirittura tendevano ad avere intorno ai 100.000-150.000 Bitcoin, ma quella soglia lì è molto importante perché alcuni ci avevano veramente messo gli occhi già da molto tempo fa. Quindi bisogna stare attenti a queste situazioni, ritrovarsi un po' nel passato per trovare, secondo me, dei punti fermi. Quindi, secondo me, la soglia dei 70.000 sarà la prossima soglia utile, quella dei 73.300, ma prima dobbiamo aspettare, prima della presa di una posizione ancora longa. Dunque, oltre i 70.000 è destinato ad arrivare il Bitcoin. Sono su un grafico mensile in questo momento che ci mostra come negli ultimi mesi, Christian in qualche modo ce l'ho anche fatto notare più o meno da ottobre,
E beh, insomma, ogni candela va ad appoggiarsi sui massimi, sui massimi precedenti. Quindi, come vedete, insomma, ogni Esatto. massimo diventa poi supporto per andare ancora più in alto. Magari a gennaio e a febbraio ci sono stati degli spike, registriamo degli spike rialzisti, come a dire, ha provato a chiudere anche in territorio più elevato, ma poi ha comunque chiuso il mese dopo, insomma, con acquisti e target record importanti, perché qui ogni massimo rappresenta il record storico. L'ultimo, per quanto riguarda marzo, come vedete, siamo a 61.000 e quasi 700 punti, questo su base mensile, mentre su base settimanale vediamo come le cose cambiano leggermente, ma sostanzialmente vedete a ogni situazione, ogni resistenza diventa a sua volta supporto per anche un po' semplificare, insomma, l'andamento del Bitcoin. E adesso c'è quota 60.000, che sicuramente rappresenta un ostacolo, insomma, importante, ma che non sarà, diciamo, definitivo. Io ricordo anche alcune notizie che riguardano il Bitcoin. Ad esempio, dopo il nuovo record storico, dall'India arrivano pressioni per la messa al bando, una proposta di legge per vietare tutte le criptovalute concorrenti a quella che potrebbe essere la valuta digitale di Stato. Se ne parla anche in Europa, no? Il famoso euro digitale. Ma la bozza è ancora molto fumosa, insomma, su questa nuova proposta di legge che avrebbe appunto l'effetto di mettere al bando il mining, lo scambio e la detenzione di criptovalute. Questa è una notizia che ci ha riportato Reuters proprio in questi giorni. Poi c'è, insomma, Goldman Sachs che in questi giorni ha anche detto, e questa è notizia di notizia proprio di questi giorni, proprio di oggi, anzi, stavo cercando la data perché a volte mi dimentico che giorno è, 16 marzo. Il Bitcoin è qui per restare, le criptovalute e gli asset digitali saranno una caratteristica permanente, dice Goldman Sachs, dei portafogli di investimenti delle banche e dei gestori patrimoniali per il prossimo futuro, quindi non più riferito agli investitori, ma anche appunto per quanto riguarda i grandi gestori, così Matthew McDermott, capo globale delle attività digitali della banca d'affari. E poi sostanzialmente c'è anche un nome forte che si schiera contro il Bitcoin in qualche modo, non è la prima volta che lo fa. Bill Gates 2 giorni fa sostanzialmente ha dichiarato di insomma, ha lanciato questo allarme: secondo il celebre miliardario, la criptovaluta più famosa del mondo sarebbe la causa di un eccessivo rilascio di anidride carbonica. Questo ci riporta è una notizia di qualche giorno fa. Sostanzialmente, insomma, sappiamo della svolta green di Bill Gates, insomma, molto interessato, si sta interessando molto nelle politiche ambientali, e il problema sarà destinato a peggiorare dal momento che i Bitcoin diventano ovviamente sempre più in qualche modo popolari a livello mondiale. Continuo a leggere, insomma, da un sito americano: la celebre criptovaluta utilizza più elettricità per singola transazione rispetto a qualsiasi altro metodo di pagamento noto all'umanità. C'è anche l'esempio del fatto che consumano più energia di quanto ne utilizzi l'Argentina. C'è anche questo paragone particolare che viene fatto appunto su questo sito americano. Quindi, insomma, sui Bitcoin continua il dibattito, ovviamente, e proseguirà anche nelle prossime settimane, proprio in virtù dei target che abbiamo indicato con Christian e che ha raggiunto proprio in questi giorni. Se non hai altro da aggiungere su Bitcoin, io ti chiederei anche una view su Ethereum, che oggi è appena sotto i 1800 dollari, sostanzialmente invariato, siamo a più 0,03%. Christian. Sì, diciamo per quanto riguarda Bitcoin, sì, si è detto sempre tutto, secondo me, e quindi è già da mille veramente cose sono dette ormai finora, addirittura Trump che si era schierato, quindi comunque c'erano tante cose che si sono dette, però addirittura anidride carbonica, no, veramente non è stato ancora mai detto, però l'ha detto un celebre miliardario, quindi dobbiamo darne atto che almeno una persona ha detto questa cosa qui. Però ecco, il fatto che il Bitcoin sia una criptovaluta sempre bersagliata lo è perché genera molti
sicuramente molto investimento e quindi molti profitti, quindi anche questo secondo me è da prendere sempre sempre con le molle, quindi anzi io credo in Bitcoin, ho sempre creduto in Bitcoin e continuerò sempre a credere nella criptovaluta come lo è adesso e come lo sarà poi in futuro. Per quanto riguarda ecco Ethereum sì. Invece Giacomo è interessante vedere che c'è un triangolo che si sta formando, diciamo una wedge, un triangolo più che altro in questo momento sul settimanale. Da notare che i volumi sono veramente molto importanti in questo momento. Secondo me già il provare ad andare verso i 1600, cioè ritornare indietro, sicuramente potrebbe essere un passo importante, che, anche perché me l'aspetto proprio, perché Ethereum sta seguendo molto da vicino il diciamo l'evoluzione di Bitcoin. Andiamo a vedere più approfonditamente l'ultimo movimento, cioè quello che c'è stato dal 22 febbraio, esattamente sul settimanale, vediamo che effettivamente è stata raggiunta più volte la media a 9 periodi, che comunque è rimbalzato più volte sui 1400 dollari. Questo secondo me è una nota fondamentale per poter capire quanto Ethereum potrebbe invece arrivare intorno ai 2003. Allora, questo perché 2003? Perché è un target che già ho visto, diciamo, in precedenza, perché è un raggiungimento di un 141% dell'estensione dell'ultimo movimento diciamo rialzista, ma poi è importante perché vediamo anche che effettivamente è un punto fondamentale anche psicologico, perché ci troviamo a ridosso dei 2005. È lo stesso punto che possiamo diciamo traslare su Bitcoin intorno ai 70. Secondo me per quanto riguarda in questo momento, da almeno da qui a maggio, fine maggio, diciamo, secondo me Ethereum andrà a correre leggermente di più di Bitcoin, proprio perché c'è un aspetto anche della DeFi, quindi c'è un aspetto anche della finanza decentralizzata, c'è un aspetto molto importante che sono i finanziamenti che vengono sulla blockchain, e secondo me proprio Ethereum potrebbe essere nei prossimi giorni un punto focale per una prima rottura verso l'alto, verso quei 2005 che ho citato poc'anzi. Quindi secondo me, Giacomo, è da vedere molto in questo momento il supporto, è da tenere d'occhio il supporto intorno ai 1650, diciamo intorno ai 1650, perché da lì può partire il prossimo impulso rialzista di Ethereum. 1650 supporto, ha appena rotto i 1800 peraltro, proprio in questo momento. E a proposito di diciamo asset all'insegna della volatilità, le cripto sono, insomma, tra le critiche maggiori che ricevono è l'eccessiva esposizione alla volatilità. Beh, insomma, c'è un altro titolo che ci ha fatto discutere parecchio, insomma, della sua estrema volatilità e dei movimenti attorno ai quali si sono registrati negli ultimi tempi. Parlo di GameStop. Qui andiamo a vedere GameStop, che cosa si rileva su questo titolo, e qui possiamo anche andare sul daily, perché sostanzialmente, insomma, anche la Reuters riporta come le azioni siano scivolate in maniera importante all'inizio degli scambi della seduta di oggi, di martedì, proseguendo quello che di fatto è un crollo delle azioni del rivenditore dei videogiochi, andare a perdere un terzo del loro valore finora in questa settimana. Sappiamo, abbiamo parlato nel corso degli ultimi mesi dello short squeeze in riferimento a questo titolo. Beh, insomma, oggi abbiamo un aggiornamento importante dei minimi. Che cosa succede da questo punto di vista, Christian? Qual è la tua view, guardando anche, questo è il grafico daily, guardando anche appunto i massimi che aveva raggiunto a fine gennaio
sfiorando i 500 dollari, adesso siamo a 192, ma abbiamo raggiunto, eravamo finiti anche sotto i 40 per certi versi, laddove più o meno aveva viaggiato per anni, non per mesi, per anni in un'area, diciamo, che non dico non interessava a nessuno, però insomma, era passato per un periodo abbastanza lungo in maniera inosservata. All'improvviso GameStop, e se ne parla ancora, anche se forse la tendenza è che subirà nuovi scossoni ribassisti. Il tuo punto di vista, Christian? Sì, secondo me GameStop è uno dei titoli dell'azionario americano che veramente ha avuto diciamo delle grosse, anzi dei grossi segni di volatilità che sono dovuti sicuramente a un grosso sviluppo del titolo proprio in base a quello che abbiamo visto del 28 gennaio, ma quello è dovuto anche a un gioco, tra virgolette, che è stato fatto veramente da, come abbiamo visto proprio delle notizie che sono state fornite, no, nei scorsi mesi, proprio da un gioco che è stato fatto per far crescere in maniera esponenziale GameStop. Ovviamente ora come diciamo come forte rimbalzo è ovvio che i grandi volumi mossi su GameStop erano veramente diciamo per certi versi troppo forti per non poter prevedere poi un crollo. Quindi secondo me questa cosa, visto che non è stata effettivamente una manovra, diciamo, come visione diciamo futura dell'azienda, ma è stato appunto un gioco di investimento, quindi è ovvio che secondo me da qui a circa, credo, fine marzo troveremo ancora un GameStop che soffrirà molto e secondo me tornerà anche intorno ai 100 dollari. Diciamo più che altro che questa cosa ce la potevamo aspettare proprio perché non solo i grossi investitori sono usciti fuori dal mercato dopo diciamo questo short, ma poi ovviamente chi è rimasto ha cercato di ritornare sui livelli sui 500 dollari, ma non è riuscito perché non c'erano appunto le mani forti che cercavano di ritornare. Io la mia impressione è che il 61% che siamo arrivati dopo appunto il 10 marzo, quindi abbiamo un 61% del ritracciamento del periodo quello appunto dello short, quindi siamo arrivati comunque a un punto focale e infatti guarda caso proprio quel 61%, quei 315 dollari sono stati il punto in cui c'è stata più che altro l'inversione di tendenza, ma addirittura adesso siamo di nuovo ritornati verso invece quei 150 dollari che sono un altro punto fondamentale e un supporto. Se vedete, infatti, se vedi Giacomo, è proprio il supporto che torna a vedere sia l'inizio, anzi, in questo caso l'inizio più che altro la fine del gap, quello di febbraio, e poi guarda caso anche la chiusura della candela giornaliera del 25 febbraio. Vedi come questo forte supporto effettivamente ci dà la possibilità di capire che cosa? Che potrebbe avere un piccolo rimbalzo, e lo stiamo già vedendo infatti con la candela del 16 marzo, quella di oggi, ma potrebbe anche continuare la sua decrescita fino magari a quei 100 dollari che sono proprio diciamo quel supporto fondamentale, quei minimi del 26 febbraio, per poi eventualmente, secondo me, continuare invece a lateralizzare. Quindi secondo me non ha spunti forti per poter dire sì, ritorniamo sui 500 dollari. Ecco, questa è la mia visione almeno di medio-lungo periodo.
E ricordiamo come comunque GameStop continui a mantenere una legione di devoti seguaci che, insomma, dopo la frenesia sui social a gennaio aveva innescato un massiccio rally in cui le sue azioni erano aumentate di oltre 1600% in una breve compressione che poi aveva scosso, insomma, gli hedge fund, tra cui Melvin Capital. Comunque sia, insomma, sono scese a del 16%, oltre il 16%, a 100, in area 184, sulla buona strada per la loro peggiore performance settimanale dall'inizio di febbraio. Il calo di oltre il 30% dalla chiusura di venerdì. Questa è la situazione di GameStop. Noi ci fermiamo. Grazie a Christian Ciuffa per essere stato qui con noi. Trend Online per seguirlo da vicino. Buon lavoro, Christian. A presto. Grazie a te Giacomo, grazie a tutti i telespettatori e buon trading a tutti. Ciao. Ci fermiamo. Piccolo break pubblicitario. Al rientro, Trend in the Markets.